Benvenuti, in questa immagine voglio farvi vedere come riuscire a sfocare lo sfondo in una fotografia. Capita a volte di scattare e di ritrovarsi con la parte dietro che disturba il soggetto in primo piano. Come ci muoviamo in questo caso? Intanto richiamiamo la palette livelli, quindi dal menu finestra livelli. Questo perché abbiamo bisogno di lavorare sui livelli. Duplichiamo il livello di sfondo, quindi trascinandolo nella seconda icona a destra. Attiviamo il livello di sfondo e nascondiamo momentaneamente il livello duplicato. Sullo sfondo, cosa facciamo? Applichiamo un filtro sfocatura. Controllo sfocatura. Ecco, da questa finestra con anteprima spuntato andremo a dosare la sfocatura senza curarci del primo piano, ma non interessa soltanto trovare la sfocatura ideale per la parte dietro. Quindi io mi fermo qua perché mi sta bene così. Attivo nuovamente la copia che avevamo fatto e con la gomma e un pennello adeguato alle dimensioni della nostra immagine, letteralmente cancello la parte che voglio rimanga sfocata. Ecco, quindi utilizzerò un pennello grande per le aree più estese e poi andrò ad ingrandire l'immagine per lavorare più finemente. Con Ctrl più aumento le dimensioni, riduco la dimensione del pennello della gomma e lavoro in maniera più precisa vicino ai contorni dell'immagine, del soggetto in primo piano. Adesso io qua faccio un lavoro veloce, è una cosa da fare lentamente, specialmente dove ci sono dettagli più fini, più piccoli. Ecco, questo è un sistema abbastanza veloce per riuscire a ricavare uno sfondo sfocato che possa evidenziare meglio, stagliare meglio il primo piano. Possiamo ancora intervenire sullo sfondo se vogliamo ulteriormente sfocare, vedere come potrebbe essere, accentuare l'effetto del filtro. Quindi ripeto l'operazione, filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Ecco, posso ulteriormente dosarla adesso che, magari senza esagerare, perché poi i contorni cancellati salterebbero fuori. Ok, confermo, unisco i livelli, livello, unico livello, e sono a posto così.